Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Municipio X. Oggi abbiamo un ospite speciale perché siamo quasi coetanee e abbiamo più o meno le stesse passioni. Sì, anche troppe, ho Sì, esatto. sentito. Lei è Priscilla Losco, ma per gli amici Priscilla Guenda, così la trovate anche sui social, ed è l'autrice di un blog. Ma Grazie lascio che lei si presenti perché sa parlare benissimo mille. Grazie mille innanzitutto del per suo avermi operato. invitato. Allora, niente, io appunto scrivo, ho ideato questo sito o blog, mi vergogno a chiamarlo blog, che è appunto Priscilla Cheerleader e ho deciso di parlare delle mie esperienze. Sono tutte nuove attività che faccio dopo che ho avuto un incidente stradale quando avevo 18 anni, quindi ormai 6 anni e mezzo fa. E niente, sono sempre stata appassionata di scrittura, vedevo che comunque già su Facebook i miei amici si commuovevano quando scrivevo di come andava la mia riabilitazione, allora ho detto ma perché non aprire invece un blog dove raccontare tutte le mie nuove esperienze? E così è stato. Allora, un giorno mentre facevo fisioterapia c'era una canzone che si intitolava Cheerleader, allora mi è venuto in mente sedia, chair, ho detto vabbè dai, facciamo Sì, Priscilla è stato un ottimo Cheerleader. lampo di genio perché Sì, il gioco di parola legge perfetto, mi è piaciuto sia un per la sacco. pronuncia che poi appunto per il significato, sta Sì, molto esatto, mi è bene. piaciuto un sacco e quindi ho detto, dai, comunque sono una ragazza abbastanza intraprendente, voglio scoprire, non dico il mondo della disabilità, però voglio far scoprire agli altri quante cose si possono continuare a fare. E niente, quindi da che all'inizio mi seguivano solamente persone che mi conoscevano prima dell'incidente, adesso invece ho parecchie persone che mi sostengono e che mi hanno conosciuto da quando vivo in sedia a rotelle. Quindi tu trovi che con il sito, appunto, con lo scrivere abbia un maggior riscontro, riesci a metterti in contatto con più persone in modo Sì, diretto? assolutamente sì. All'inizio appunto si trattava solamente di scrivere, poi piano piano quando ho anche scoperto Instagram e tutti mi dicevano no, ma perché non pubblichi più video dove fai vedere quello che fai? Ad esempio la prima volta che ho pubblicato un mio video è stato quando sono andata a fare paracadutismo. E niente, un mio amico, anche lui in sedia a rotelle, mi aveva convinto, mi ha detto dai, Pri, vieni. Niente, da lì ho pubblicato quel video dove mi buttavo con il paracadute, ovviamente in tandem, e niente, allora ho visto che alle persone piaceva ancora di più vedere proprio quello che facevo, quindi non più sentire solamente, cioè leggere solo le emozioni che raccontavo io nel sito, ma vedere quello che Sì, forse facevo. perché l'aiuto del video è proprio quello che Sì. mette insieme la scrittura e proprio la concretezza dell'atto, cioè Insieme sensibilizza all'emozione, molto sì, di più esatto. probabilmente. E niente, quindi io ho visto che alle persone piaceva sempre di più quello che facevo e quindi ho continuato. Adesso ormai sono a 4 anni, 4 anni Caspita. da quando scrivo e appunto questo sito, Ormai blog. è ben rodato. Sì. E io tra questi articoli, appunto, ti ho scoperta prima sui social, quindi questo va detto perché effettivamente è una dimensione per cui si passa abbastanza facilmente, magari rispetto al sito web, Sì. Più che oggi da trovare potrebbe essere un po' più difficile. difficile. E passando appunto per i tuoi social, sono arrivata al blog e ho letto un articolo il cui titolo è Concittadini milanesi che creano barriere. Raccontaci tu, appunto, riassumi l'articolo così partiamo dalla nostra Allora, analisi. semplicemente io abito in una zona comunque abbastanza conosciuta di Milano che è Piazza Piola, dove c'è il Politecnico, abbiamo dei buoni mezzi per arrivare alla zona, abbiamo la metropolitana verde, ma purtroppo il Montescala ormai da un anno hanno deciso di non risistemarlo, di non metterlo più in funzione. Allora ho detto, bene, da parte a casa ho anche la 39 che arriva fino in Piazzale Loreto e ho detto però perché non posso utilizzarlo? Perché purtroppo non ci sono le strisce che indicano la fermata, quindi tutte le persone si sentono autorizzate a parcheggiare da parte al marciapiede. Ma a quanto pare non sanno che se parcheggiano dove c'è la fermata dell'autobus, non possono far scendere la pedana per far salire carrozzine o cioè carrozzine per bambini e sedie a rotelle. Quindi niente, io mi sono lamentata all'inizio con ATM, hanno messo le strisce, però purtroppo la gente continua a parcheggiare. Quindi da lì ho detto, i miei concittadini creano barriere, perché io oltre a non poter utilizzare la metropolitana verde di Piola, non posso nemmeno salire sulla 39, proprio perché le persone parcheggiano e io devo attraversare la strada, mettermi in mezzo alla strada per poter salire sulla 39.
e questo mi ha dato molta rabbia. Per fortuna è girato molto il video, ha avuto più di 2000 visualizzazioni, però allo stesso tempo nessuno mi ha contattato dal comune, nonostante io abbia fatto richiesta per mettere sia multe, ma anche un semplice cartello che indicasse che lì non si può parcheggiare. Certo. Perché ho visto, ad esempio, in Viaselli, quindi dove abiti tu, che c'è una fermata della 92 o della 93, 93. della 93, dove invece mettono proprio il simbolo della Sì. sedia a rotelle con scritto non parcheggiate perché non date il permesso a persone con disabilità di salire. E niente, Ma però direi nessuno mi ha che il tuo risposto. resoconto e il titolo del blog, insomma dell'articolo del Sì. blog, danno perfettamente idea di quelli che, secondo me, poi correggimi se sbaglio, possono essere i problemi legati appunto a questa dimensione, cioè il problema urbano e il problema umano. Perché subentrano un po', questi due aspetti, il problema urbano, perché comunque ovviamente se non ci sono le infrastrutture adeguate, la Non è città non possibile è muoversi. esatto, e poi umano perché siamo noi stessi Ma umani a sai che crearle. infatti io penso che in quel caso sia, io l'ho vissuta male molto di più dall'aspetto umano, perché una mia stessa vicina di casa è andata a lamentarsi quando ha visto che la polizia aveva messo le nuove segnaletiche stradali per questa fermata. È andata nel municipio, in questo caso il numero 3, a lamentarsi dicendo: ma queste strisce sono troppo lunghe e la fermata è troppo lunga. E gli hanno detto: guardi che questa qui è una nuova normativa europea. E Quindi non io si può fare niente dico: riguardo cioè, alla normativa esatto, ma europea. quindi ci lamentiamo, diciamo che vogliamo essere europei, però poi quando vedete queste nuove normative non vi va più bene. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo andare avanti a essere cittadini europei? Ci mettiamo in bocca questa cosa che noi di Milano siamo molto più avanti, poi però quando ci Esatto, sono mi hai tolto le parole queste di cose, bocca. Esatto, essere avanti non vuol dire offrire tanti festival, tanti eventi culturali. Essere avanti Sì. vuol dire permettere alle persone che vivono la città di viverla a 360 Esatto, gradi. cioè Milano se vuole diventare una città, una capitale veramente al passo come le altre, come Berlino, come Londra, si deve adeguare, ma sono i cittadini che si devono adeguare prima di Sì, tutto. forse un cambiamento prima Prima mentale e anche mentale. emotivo, se vuoi, delle persone, perché dicevi appunto la tua vicina di casa Sì, si è sì, sì. lamentata con te, No, no. pensando perché ti ha Prima, trovata. no, No? si è lamentata con mia madre, ma no, non Ok, non sapendo che sapendo. eravamo state noi a far mettere quelle strisce, capito? Quindi pensa. E niente, quindi le persone non ci arrivano, purtroppo non capiscono, e quindi io spero appunto tramite i social di far girare il più possibile queste esperienze che possono essere sia negative come quella appunto dei miei concittadini che creano barriere architettoniche, a far vedere anche cose un attimino più carine e simpatiche come semplicemente andare a fare una vacanza e trovare delle realtà invece molto accessibili. Perché tu appunto mi hai detto che viaggi abbastanza, nei viaggi che hai fatto hai riscontrato le differenze Sì, rispetto ad alla città di Milano? esempio Barcellona, la città di Barcellona è quasi tutta, dico quasi tutta, a norma dal 92, quando ci Pensa. sono state le Olimpiadi, ovviamente anche i Paralimpiadi, e hanno deciso di rendere quasi tutta la città accessibile. Hanno veramente pochissime fermate della metropolitana in cui non hanno ascensori. Infatti loro cioè, da loro non esiste il montascale, c'è l'ascensore. Da noi invece ci sono solo montascali che non funzionano e pochissimi Che poi è comunque ascensori. meno efficiente dell'ascensore. Esatto, perché sono Perché? veramente lunghissimi. Ad esempio, quando una volta funzionava a Piola, io dal cioè dalla chiamata del montascale ad arrivare ai binari impiegavo 19 minuti. E comunque appunto ti dicevo che invece la città di Barcellona dal 92 che è super accessibile da questo punto di vista. Poi ovviamente possiamo parlare degli Stati Uniti, ma lo sappiamo, gli Stati Uniti magari li raggiungeremo tra 50 anni forse. Sì, poi vabbè, ecco, forse Stati Uniti dipende anche Esatto, da sì, che dai luoghi, stato prendiamo sì. riferimento, però se noi pensiamo alle grandi città, che sono quelle poi Sì, alle quali come Milano ti dico. aspira, Esatto, effettivamente. quindi come ti dicevo, basta pensare che Barcellona è a norma dal 92. E Milano, nonostante abbia avuto l'Expo nel 2015, sì, ha fatto la metropolitana 5, che per carità su quella non si può dire niente, però ha dei limiti, non dovevamo mettere a posto prima di tutto magari le metropolitane, le fermate più centrali.
mettere a posto le metro che Quindi, abbiamo a già. proposito di metropolitana, mi fa venire in mente appunto la linea che stanno costruendo ora. Se noi pensiamo alle problematiche di infrastrutture, tu consiglieresti, cioè tu pensi che in realtà prima ci sia molto più lavoro da fare Sì, ad sotto altri punti di esempio vista? sistemare quello che abbiamo già, come ti dicevo, dove abito io, la metropolitana di Piola, c'è un politecnico e 3 ospedali, non può rimanere senza ascensore e senza montascale. Come allo Certo. stesso tempo mettere a posto anche altre metropolitane. Quando mi succede di dover andare in università, io sono in Cattolica, anche lì a Sant'Ambrogio più le volte che il montascale non funziona. Ecco, quindi magari Anche bisognerebbe perché sistemare quelle. c'è da ricordare, appunto, in uno dei tuoi articoli tu hai citato Rasconi, Marco Rasconi. Sì? Ho visto un suo video, lui appunto diceva che è importante spiegare. E tu puoi spiegare ai tuoi coetanei, e non solo, connazionali e concittadini, puoi spiegare il tuo punto di vista. Questo fa sì che tu dia un'opzione in più per poter comprendere e quindi di Esatto. conseguenza mettersi al lavoro. Però c'è anche da dire che investire in manutenzione nelle infrastrutture, quindi nei trasporti, è un investimento non solo a livello economico, ma anche a livello umano, nel senso Sì, che ci guadagna una città se dà un'immagine di città accessibile, perché i cittadini la possono vivere, ma anche chi viene dal di fuori. Ma soprattutto quello, infatti mi è capitato un po' di mesi fa di dover fare un articolo per un altro blog, non per il mio, di dover parlare della metropolitana 5 e mi sono resa conto che non c'era nemmeno la scrittura Braille per i ciechi o comunque è tutto scritto solo in italiano, non ci sono delle informazioni in inglese, quindi io mi chiedo, ma quando ci sarà Milano Cortina nel 26. 2026? Quindi le Paralimpiadi, quando verranno anche quelli, gli stranieri, persone con disabilità straniere, loro cosa fanno? Dovranno imparare l'italiano, a quanto pare, per Sì, che capire sembra dove essere molto più uscire. veloce e efficiente Esatto. che imparare E invece di mettere a quindi, disposizione delle sì, e quindi mi chiedevo appunto infrastrutture. loro come faranno a capire qual è l'uscita giusta della metropolitana se non c'è appunto il riconoscimento in inglese o anche Braille per le persone cieche. Così, e Ecco, diciamo quindi. che possiamo prendere tutta questa chiacchierata come punto di partenza, come spunto di riflessione, perché io stessa mi rendo conto che a volte manca una mano, no? Al cittadino che magari non riesce a rendersi conto di quelle che possono essere difficoltà. Da chi parla solo italiano a capire che se vai all'estero hai bisogno di indicazioni comprensibili, chi invece non si rende conto che in caso di disabilità è necessario far sì che questa disabilità non sia determinata dalla mancanza di infrastrutture, o comunque colpa Assolutamente. della dimensione tecnologica, se vuoi. E però, appunto, visto che chi legge il tuo blog, comunque chi Sì. segue i tuoi social, chi ti segue anche insomma, negli altri tuoi articoli, non so se possiamo fare nome, però sicuramente si può trovare il tuo nome in giro. Sì, ma fai pure, non c'è problema. Perché tu scrivi anche per un altro Sì, giornale. allora scrivo per il giornale di zona 9, quindi la zona di Niguarda, e appunto quindi lì mi trovate con il mio nome e cognome Priscilla Losco, sì perché i miei capi mi hanno obbligato a non utilizzare un secondo nome, ma va benissimo così. Appunto utilizzo Priscilla Guenda semplicemente perché gli amici è da tempo che mi chiamano con questo nome, semplicemente per quello. Allora, tra noi sarà Priscilla Guenda, però Sì. appunto leggendo i tuoi articoli si può utilizzare come punto di partenza le tue parole per poter fare una riflessione ulteriore. Però ci spostiamo anche un po', secondo me, da questo ambito, ma perché tu comunque fai tantissime cose Sì. e quindi mi viene proprio da farti domande sempre legate al possibilità di muoversi in città, ai servizi che una città offre, nel senso a livello sportivo, no? Ho visto che tu Ok. usci, hai fatto rugby, mi hai detto che stai Sì. facendo vuoi prendere il brevetto da Adesso voglio sub. prendere il brevetto da sub, sicuramente. Trovi Allora. che insomma ci siano attrezzature sufficienti, che sia Allora, le fattibile? attrezzature per persone con disabilità no, non ci sono, bisogna per forza rivolgersi a delle associazioni.
E quindi, ad esempio, quando giocavo a rugby c'era l'associazione polisportiva disabili milanese, però adesso, visto che non voglio sempre solamente vivere all'interno del mondo della disabilità, ma io mi reputo una ragazza normalissima, ho deciso di iscrivermi in una palestra normale, quindi la McFit di Milano, non so se si può dire il nome, l'ho detto Ormai no. ormai. Vabbè, comunque, quindi mi sono iscritta ad una palestra normale. Normalissima, adesso mi trovo con una personal trainer. Ciao Vale. Esatto, ciao Vale, perché abbiamo anche questo elemento in comune. Esatto, e quindi niente, sto facendo un lavoro con lei. Per fortuna la palestra aveva un montascale, un bagno accessibile. Purtroppo io, avendo una tetraplegia, faccio fatica ad arrivare da sola ai macchinari, e quindi ho deciso di prendere la personal trainer e di lavorare con lei. Per quanto riguarda tutti gli altri sport, invece, fai conto che una sedia a rotelle sportiva costa dai 5.000 euro in su. E quindi per una persona con disabilità è veramente impossibile comprarla da solo perché hai altre esigenze, quindi ti devi iscrivere a queste associazioni dove comunque Milano è abbastanza ricca per quanto riguarda questo punto di vista, quindi persone con disabilità possono fare veramente qualsiasi tipo Quindi di a livello sport. sportivo direi che non c'è Sì, carenza, insomma, da questo punto di non vista. posso lamentarmi, ho veramente conosciuto persone che fanno qualsiasi tipo di sport, e questo per una città come Milano è importante, Questo è un quindi incentivo anche perché appunto come dicevi tu, cioè, sei una ragazza totalmente normale perché no, sì, dovresti rinunciare. assolutamente. Quindi appunto ero sportiva anche prima dell'incidente, quindi sono contenta di continuare a tenermi attiva. Appunto, ho voluto provare quasi tutto. All'inizio nuoto perché mi obbligava un po' mia mamma, poi ho Qualche fatto, frecciatina. esatto, poi ho fatto rugby, adesso sono, poi appunto come ti dicevo, vado a sciare tutti gli inverni, e adesso Rugby com'è? invece rugby è fantastico, veramente mi sono divertita tantissimo. Purtroppo per un problema al collo non ho potuto continuare, però è veramente, veramente lo sport più bello, e tra l'altro è solamente per persone tetraplegiche. Quindi all'epoca era l'unico sport che potevo veramente fare. Potresti fare anche scherma, ho provato, però era un pochino troppo difficile per me, e quindi ho detto inizio con la palestra. E adesso niente, ho iniziato questa nuova avventura di fare il brevetto da sup, perché con i miei viaggi ormai ho capito che sono stanca di guardare i pesci dall'alto, e quindi voglio Lo immergermi e... prenderò come incentivo perché effettivamente è una cosa a cui spesso ho pensato, però poi mi spaventa l'idea di stare Sì? No, sott'acqua. Sì. invece sono emozionatissima di aver iniziato anche questa nuova esperienza. Allora aspetto un articolo sul blog in cui mi dai Assolutamente. qualche Quando spiegazione in più. prenderò il Vabbè, brevetto, però, perché per dati adesso... tempo perché su quello Sì, direi che. assolutamente. Però appunto per il mio prossimo viaggio, quando andrò in Messico e tornerò, ti farò sapere. Molto bene, Sicuramente. aspetterò con ansia. Però allora, prima di concludere la nostra chiacchierata, ti chiederei una cosa, visto che abbiamo un po' esplorato le dinamiche delle problematiche con i concittadini e con la città, Sì. se tu dovessi parlare direttamente appunto alla signora che si è lamentata per le La strisce, mia vicina. visto che vogliamo sensibilizzare le persone a mettersi in un altro punto di vista, qualunque esso sia, cosa diresti? Cioè, qual è il consiglio secondo te per poter effettivamente iniziare a cambiare prospettiva? Allora, questa è una domanda molto difficile perché comunque anch'io prima dell'incidente pensavo a queste cose, probabilmente no, sicuramente anch'io non pensavo, magari sì, quando guardavo delle trasmissioni TV dicevo, ah cavolo è vero, però quella persona con disabilità come fa? Però cosa puoi dire ad una persona che non vive tutti i giorni la mia situazione? Cioè semplicemente dirgli mettiti nei miei panni, ma è brutto da dire, cioè sento che non è una cosa che si può fare. Consiglio semplicemente di studiare, ad esempio, le regole stradali, perché comunque quando uno studia per la patente c'è scritto che tu non puoi parcheggiare nel posto disabili, però le persone continuano a farlo. Quindi
Magari non parlo direttamente ai cittadini, ma parlo più che altro invece alle autorità di Milano, dicendo che invece secondo me è giusto magari aumentare le multe, perché ad esempio le multe che si danno quando le persone parcheggiano sulle strisce della 39 è veramente bassa, le persone prendono la multa ma se ne fregano, perché io continuo a vedere le stesse macchine che parcheggiano sempre lì, nonostante Ecco, abbiano magari già preso la multa. direi che hai esemplificato perfettamente quello che potrebbe essere Quindi un io punto di vista, semplicemente parlerei certo. con le autorità e mi rivolgo direttamente a loro. Quando vedete degli articoli che appunto parlano, dove sono espressamente, cioè dove sono in prima persona persone con disabilità a parlare, ascoltatele, cercate di capire quali sono veramente i disagi e non dategli semplicemente il panettone d'oro e No, basta, perché anche quello non perché non è un serve. aiuto, Esatto, non non è è un un aiuto, aiuto anzi, quello. proprio l'ascolto forse è la prima arma per poter Esatto, e aiutare forse l'altro. anzi ci vorrebbero molte più persone con disabilità cioè a lavorare proprio all'interno del comune, perché comunque le persone con disabilità hanno un sacco di competenze, cioè io ho degli amici ingegneri in sedia a rotelle, non abbiamo tutti una disabilità per forza mentale, cioè le disabilità Giusto. sono fisiche, e quindi forse è il caso di avere più persone che conoscano in prima persona qual è l'esigenza di una persona con disabilità per far funzionare meglio la Anche perché città. bisogna fidarsi agli esperti, come in ogni Sì, campo, solo chi ha esatto. veramente una conoscenza può poi aiutare gli Esatto. altri a conoscere meglio. Esatto, quindi secondo me è la cosa migliore avere più persone con disabilità all'interno di Delle appunto delle strutture strutture, degli necessarie, uffici certo. del comune per rendere al 100% la città Mi accessibile. piace questa risposta. Sì. Allora, prima di salutarti, ricordiamo che appunto ci si può trovare sul tuo blog, ci dico Grazie perché si può poi interagire con te, scriverti, commentare i mille. tuoi Sì, articoli nel caso. assolutamente. Ci si trova anche sui social, però come Priscilla Guenda. Priscilla Guenda, sì, e poi Cheerleader, Priscilla Cheerleader, invece il mio sito internet e anche su Facebook. Perfetto, allora per questa puntata è tutto, grazie a te per essere Grazie venuta, per aver chiacchierato mille. con me. Alla prossima! Grazie mille, ciao.